Siamo con la dottoressa Anna Marcozzi, primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Teramo, nonché candidata per il PD alle elezioni comunali del 6 e 7 giugno a fianco di Paolo Albi. I motivi della sua candidatura? La mia candidatura è stata apostrofata da più parti e con toni vari. Effettivamente è legata soltanto a un dovere civico e un senso di appartenenza a un tipo di cultura che sento più mia e che è quella che in questo momento è rappresentata dalla coalizione di centrosinistra con a capo Albi. Quali sono i suoi punti della sua campagna elettorale su cui lei preme di più? Ma io non condivido il programma elettorale della nostra coalizione. Quello che personalmente penso di poter fare, di avere le carte per fare, è quello di poter portare la voce di tante donne e quindi con la voce delle donne, la voce dei giovani, delle famiglie e anche delle persone anziane in consiglio comunale. Penso di avere una finestra privilegiata su quelli che sono i disagi, quelle che sono le aspettative della popolazione di Teramo attraverso gli occhi delle donne. Quindi posso essere un referente dei cittadini in consiglio, con l'aiuto di tutte le donne. E le donne esprimono se stesse, ma esprimono anche la città, la famiglia, le amicizie, le difficoltà, la vivibilità della famiglia. Le donne parlano di più degli uomini, le donne parlano fra donne, le donne si raccontano e quindi penso che possa essere più facile per me raccogliere alcune cose, proprio perché il rapporto fra donne è privilegiato. L'avvocato Navarra, cosa ne pensa della candidatura della dottoressa Marcozzi, una donna importante per la città di Teramo? Importante per due valori, la serietà e l'onestà che lei incarna sia sul piano umano che sul piano professionale che sul piano familiare. In realtà sono gli stessi valori propri del candidato sindaco Paolo Albi e in realtà questi sono i valori di cui la città oggi ha bisogno. Non sono gli amici e gli amici degli amici a fare grande una città, non sono le opere che più o meno si faranno e si continueranno a fare, ma sono i valori che concretamente le persone e chi entrerà in consiglio potranno concretamente rappresentare. Se si è serii, si è attenti, si è onesti e scrupolosi nella propria vita personale, professionale, umana, naturalmente lo si saprà fare anche nella rappresentanza comunale a vario titolo. Quindi in bocca al lupo alla dottoressa. Perché votare per la dottoressa Marcone? Per quello che ha rappresentato finora per Teramo, per come si è fatta apprezzare nella sua professione, per il suo essere tanto brava e tanto una persona umile. Credo che dobbiamo ringraziarla perché mette queste cose a disposizione di un confronto elettorale, della voglia di guidare la sua città. Sono cose che in un momento in cui la politica viene guardata con sospetto viene particolarmente apprezzato perché ridà tono alla politica. Un cambiamento che può essere dato anche dal ruolo delle donne, rappresentato dalla dottoressa Marcozzi, e che la dottoressa Marcozzi vuole incentivare ancora di più. Sì, la politica italiana sconta questa scarsa presenza di genere, insomma. Io credo che le donne non si devono candidare solo in quanto donne, si devono candidare perché sono donne brave e in questo caso la dottoressa Marcozzi incarna tutte e due queste doti. La storia professionale di Anna Marcozzi, le sue scelte personali sono sempre state accanto alle donne e poi per la sua particolare professione le sue scelte del passato, laiche, hanno aiutato molte donne ad affrontare problematiche serie e hanno aiutato a acquistare fiducia da parte delle donne sia nella scelta della maternità sia nella scelta di rinunciarvi. Io credo che sia una donna coraggiosa e il fatto che sia candidata nelle liste del PD, ha già scelto il PD a suo tempo, ma candidata oggi è una donna che è impegnata anche in un campo professionale quale quello della sanità, ci fa molto onore. Un ruolo importante anche perché è una candidatura che viene dalla società civile. Sì, noi abbiamo una lista con molte donne, molti giovani e molte persone della società civile e sicuramente sono queste le candidature che porteranno un valore aggiunto alla nostra lista. Noi abbiamo costruito delle liste con
il meglio di Teramo, con gente che si è molto impegnata nelle professioni, si è distinta direi per impegno civile, e all'interno di queste liste vi è una forte, autorevolissima presenza di donne. Ci saranno molte donne in consiglio comunale, ci sarà sicuramente Anna Marcozzi con noi, e questa è la garanzia prima, proprio le persone che costituiscono il nostro schieramento, che faremo cose grandi e buone per Teramo. Sicuramente. Un ruolo importante quindi affidato alle donne, ma anche alla società civile. Sì, certo, è quello che dicevo prima, mentre con noi è scesa in campo tutta la Teramo che lavora, che produce, che si impegna, del volontariato, e dall'altra parte vi è stato un rinchiudersi sui consiglieri comunali uscenti e su una chiusura nei confronti della Teramo vera, della Teramo che può fare bene. Questa è anche una mia grande soddisfazione personale. Una delle professionalità più importanti su cui può contare la sanità pubblica teramana, è importante che abbia deciso di condividere il progetto di governo del centro-sinistra, di mettere in campo la sua competenza, la sua straordinaria passione, la sua capacità di rapporto con la società, soprattutto con le donne, la sua storia, la storia di una persona che davvero anche in momenti difficili ha difeso i diritti e la dignità delle donne. Io credo che ci sia un significato preciso in questa candidatura. Le donne sono in campo, possono rappresentare le donne che tanto si sono affermate in questi anni nella società, in ogni ambito professionale, il patrimonio, una delle risorse più importanti direi per rinnovare la politica e le istituzioni. Io credo che questo sia il significato più profondo di questa candidatura, di questa presenza nel centro-sinistra di una straordinaria professionista come Anna Marcozzi.